Coppa Italia, campionato Champions League, la decima della storia, la seconda consecutiva. Per la Prorecco Pallanuoto del patron Gabriele Volpi è stata l'ennesima stagione trionfale di una storia senza eguali al mondo. Per essere un'eccellenza sportiva e per rappresentare anche uno straordinario veicolo di promozione della Liguria, la Prorecco è stata ricevuta e premiata in regione dal presidente Toti e dall'assessore allo sport Ferro. Siamo stracontenti, quello che, per cui lavoriamo tutti gli anni è arrivare in fondo a ogni competizione. Quest'anno siamo riusciti a ritornare a vincere il campionato dopo la sconfitta col Brescia del scorso anno e soprattutto siamo tornati a vincere di nuovo a Belgrado contro il Novi Beograd, la decima Champions per il nostro club. Quindi veramente una soddisfazione enorme. La fame di vittorie non si è certo esaurita, come ha ribadito il Caimano, simbolo della Prorecco e della pallanuoto. Forse il massimo lo otterremo verso novembre, quando speriamo di vincere il quinto titolo di quest'anno qui, che sarà la Supercoppa Europea contro il Sabadell. 5 titoli in una stagione, direi che è un bel record. Tra i protagonisti della stagione, il portiere genovese Tommaso Negri, autore della parata decisiva ai rigori nella finale di Champions a Belgrado. Siamo molto felici di questa stagione perché, nonostante la conquista dello scudetto, siamo riusciti ad arrivare a Belgrado veramente determinati per vincere tutti i 4 trofei in cui eravamo in lizza quest'anno, ed è stato veramente un sogno per come è arrivata questa Champions, dopo aver sofferto in tutte le partite dal quarto di finale fino alla finale. I successi e la volontà di raggiungerli sono da sempre nel DNA della Prorecco Pallanuoto. Riconfermarsi a Recco non è poi così difficile, perché la fame non manca mai, perché ogni anno comunque siamo motivati fino alla fine, noi fino all'ultimo giorno di campionato siamo concentrati a vincere tutto, perché la Prorecco è costruita per vincere tutto. Addirittura dopo lo scudetto che abbiamo vinto di sabato sera, noi la domenica mattina eravamo già in piscina ad allenarci pensando alla Champions, perché era un traguardo che non potevamo trascurare, nonostante appunto avessimo già vinto 3 trofei. E malgrado l'annata indimenticabile, la Prorecco guarda già al futuro, con me nella tradizione di un club insaziabile. La Prorecco è una squadra che ha anche il dovere di guardare avanti, quindi qualche cosina cambieremo in ottica proprio di continuare ad avere una squadra sempre molto competitiva, però l'ossatura della squadra è questa, rimarrà questa e ci riproveremo anche il prossimo anno.